Mi chiamo Filippo, sono di Castelremondo, un paesino qui vicino, e suono il clarinetto da quasi 11 anni ormai. E mi sono avvicinata alla musica appunto vedendo gli spettacoli della banda di Camerino, in cui suonava una mia amica, e mi sono appassionato di questo strumento che tuttora porto avanti con grande passione. La musica è la mia vita sostanzialmente. Ho iniziato a suonare da piccolo, sono un figlio d'arte, diciamo, i miei genitori erano appassionati di musica e tuttora lo sono. E quindi sono cresciuto con la musica, che mi ha aiutato a crescere proprio moralmente, crescere psicologicamente, mi ha seguito nel corso della mia vita, diciamo. Dopo il terremoto abbiamo visto perduta la nostra nuova sede, la nostra nuova accademia del clarinetto, che era ormai un punto di riferimento per tutti i musicisti all'interno di Camerino e anche all'esterno. Il teatro è rimasto terremotato, dunque non siamo più potuti accedervi in tranquillità ad assistere, come anche a partecipare agli spettacoli che prima si tenevano lì dentro. Questa accademia è una grandissima opportunità per tutti noi, perché ci dà delle possibilità che fino ad ora non abbiamo avuto. Ci dà la possibilità di poter registrare con delle strumentazioni professionali. Ci offre molte nuove possibilità che prima erano solo un sogno, fondamentalmente. Abbiamo la possibilità di ritrovarci in questo nuovo luogo, abbiamo un nuovo auditorium con un'acustica eccezionale, un pianoforte che può accompagnarci nei saggi, come può fungere da solista, naturalmente. Ogni cosa che un musicista potrebbe desiderare. Abbiamo moltissime nuove opportunità che nessuno fino ad ora ci aveva mai offerto come ora. Abbiamo potuto suonare un nuovo pezzo di Giovanni Caccamo e è stata una grande opportunità, sia per mettere alla prova noi stessi, perché comunque sia non capita tutti i giorni di poter suonare con un artista di questo calibro. Ora abbiamo la possibilità di espandere ancora di più i nostri orizzonti culturali e di sperimentare sempre nuove cose.